Grazie. Dunque, chiudiamo ora la mattinata cercando di appunto prendere le fila del discorso sugli indicatori della crisi, trattando gli ultimi aspetti che dovrebbero consentirci di tenere insieme tutte le relazioni precedenti. E quindi il tema della valutazione unitaria e della personalizzazione. Abbiamo visto che gli indici operano come presunzioni. Un indice da solo non è sufficiente. Direi che gli indici sono assimilabili ai sintomi nelle malattie. Perché ci si possa, i medici ci dicono che devono esserci una pluralità di sintomi perché si possa identificare una malattia. E così anche per lo stato di crisi, se non siamo in presenza di una pluralità di segnali, di indici, di indicatori, lo stato di crisi ragionevolmente non si riesce a intercettare. A parte gli indici che abbiamo individuato, e qui chiedo ai relatori che seguiranno, i sindaci nelle loro valutazioni dovranno tener conto anche di altri elementi o solo questi? Cioè, ci sono situazioni che comunque a parte queste possono, quelle che abbiamo individuato, possono intercettare la crisi? Cioè, il cambio di, cioè, la perdita di clienti importanti, la perdita di fornitori importanti, dissidi tra i soci, contenzioso significativo giurisdizionale nei confronti dei vertici societari. Sono situazioni che minacciano la continuità e che devono essere verificate dai sindaci e che da sole possono portare a segnalazioni o congiunta qualche elemento possono portare a segnalazioni. Insomma, tutte queste considerazioni vorrei che fossero effettuate dai relatori che chiuderanno la mattinata. L'avvocato Emanuele Virgentino non ha potuto essere presente, per cui chiudono questa sessione il dottor Antonio Matonti, direttore degli affari legislativi di Confindustria, e il dottor Salvo Leuzzi, magistrato presso il massimario della Corte di Cassazione. La parola al dottor Matonti. Buongiorno a tutti, anch'io mi unisco ai sentiti ringraziamenti agli organizzatori e ovviamente in particolare e anzitutto alla dottoressa De Simone. Mi consenta, Presidente, di fare qualche considerazione preliminare al tema specifico che mi è stato, che ci è stato anzi assegnato della valutazione unitaria e della personalizzazione degli indici sull'impianto di questa riforma di cui oggi e domani si discuterà qui a Mantova, avendo avuto l'onore di partecipare anche a entrambe le commissioni ministeriali di riforma. La nostra idea è che si tratti di una riforma anzitutto di sistema. Giustamente stamattina Emma Marcegaglia evocava il concetto ormai quasi glorioso di codice, una riforma di sistema perché incide su uno snodo cruciale della regolazione economica. Ed è anche una riforma complessivamente, a nostro giudizio, buona, per due motivi essenzialmente, perché prova anzitutto a razionalizzare un corpus normativo ormai datato. E prova soprattutto, in seconda battuta, a riportare in equilibrio quell'immanente trade-off che caratterizza la disciplina concorsuale tra i valori della continuità dell'impresa in crisi da un lato e della tutela del credito e della concorrenza dall'altro. Un trade-off che a nostro giudizio negli ultimi anni si è andato troppo spostando sul primo versante a danno del secondo. La letteratura, la dottrina, ce ne ha dato un saggio questa mattina, professore Ambrosini, si stanno già interrogando su quali siano, stanno cercando meglio di enucleare quelli che sono i principali assi di questa riforma. Mi pare di poter dire che ci sia un consenso abbastanza ampio sul fatto che tra questi ve ne sono due che, come dire, mi fanno in qualche modo comodo per introdurre il tema specifico della valutazione unitaria degli indici. E cioè l'esigenza da un lato di favorire l'emersione anticipata della crisi e dall'altro la centralità del profilo organizzativo dell'impresa.
e cioè prima ancora del cosa fa l'imprenditore, come si organizza per farlo. Rispetto a questi due assi, gli indici di cui all'articolo 13 hanno, direi, una valenza centrale, ma dico subito anche non esclusiva. Andrea Foschi in qualche modo ha provato questa mattina a stressare questo aspetto. Provo ad argomentare perché questa valenza è centrale ma non esclusiva. La riforma, dicevo, punta sull'emersione anticipata attraverso la istituzione di questo sistema di early warning, in parte rimesso alla governance endosocietaria e in parte a un inedito ruolo di segnalazione affidato ad alcune categorie di creditori pubblici. Ma prima di questo passaggio vengono per l'appunto i doveri nuovi o più che nuovi, meglio precisati o più che meglio precisati, ribaditi, di amministratori, sindaci, revisori di adottare a seconda dei ruoli un assetto organizzativo adeguato alla tempestiva rilevazione della crisi, assicurare / verificare la permanenza dell'equilibrio economico-finanziario e segnalare, questo è un dovere tipico dei sindaci, i cosiddetti fondati indizi della crisi, ex articolo 14. Per cui direi che gli indici di cui all'articolo 13,2 vanno letti sicuramente insieme con i fondati indizi dell'articolo 14 e prima ancora, lo evidenziava bene questa mattina il professor Ambrosini, letti insieme con gli indicatori di cui all'articolo 13,1. E sicuramente le situazioni sintomatiche che lei, Presidente, evidenziava e citava poc'anzi, direi che pur non essendo per loro natura ricomprendibili all'interno delle categorie nucleate dal Consiglio Nazionale di Autori Commercialisti nell'ambito degli indici ex articolo 13,2, potranno senz'altro e dovranno essere considerati tra i fondati indizi ex articolo 14. Vengo appunto al lavoro pregevole, lo dico subito, che dal nostro punto di vista sta svolgendo il Consiglio Nazionale di Autori Commercialisti, almeno per due motivi pregevole. Innanzitutto perché ha il merito di cogliere questa complessità e queste interconnessioni, e non era, come dire, affatto scontato. E poi perché, prima ancora delle scelte di merito che personalmente sono in grado, diciamo da giurista fino a un certo punto, di valutare, quel documento compie una precisa scelta di metodo, focalizzando bene quello che è il principale rischio con cui le procedure d'allerta dovranno misurarsi, e cioè il rischio dei cosiddetti falsi segnali positivi. Focalizza questo rischio e compie delle scelte o prospetta delle scelte che provano a minimizzare questo rischio. E in questo senso il concetto della valutazione unitaria degli indici rappresenta un elemento cardine in particolare dalla prospettiva assunta nel documento del Consiglio Nazionale di Autori Commercialisti. Cardine sia perché per l'appunto gli indici di cui all'articolo 13,2 hanno sì una valenza segnaletica in chiave di, cito, ragionevole presunzione dello stato di crisi, cito il documento, ma pur avendo questa valenza segnaletica, di per sé sola questa valenza non è considerata sufficiente a predicare uno stato di crisi. E dall'altro, e al contrario, la valutazione unitaria è centrale perché la crisi può essere predicata, cioè può essere considerata sussistente anche quando non si verifichi il superamento, lo sforamento degli indici di cui all'articolo 13,2, perché appunto questi vanno letti in combinato con gli indicatori del 13,1, quindi fondamentalmente le tre categorie della non sussistenza della prospettiva di continuità aziendale, dei significativi e reiterati ritardi nei pagamenti e della non sostenibilità dei debiti nella prospettiva dei 6 mesi. Questo punto, dunque, questo ragionamento fa la sostanza del concetto della valutazione unitaria e credo sia un elemento di pregio perché
rappresenta come dire, un corollario di necessaria flessibilità rimessa, ripeto, alla responsabilità anzitutto dell'imprenditore e di chi gestisce l'impresa e in seconda battuta dei soggetti controllori nel dover valutare il complesso delle informazioni a loro disposizione per poter decidere se attivare o non attivare la procedura di allerta, attivare o non attivare rimedi in grado di contenere il rischio o superare lo stato di crisi. Non solo, direi, perché la valutazione unitaria viene anche correttamente declinata nel senso che ove non ricorrano situazioni che, e qui diciamo entriamo un po' più nel dettaglio delle scelte fatte rispetto al 13,2, dicevo viene correttamente declinata nel senso che ove non ricorrano situazioni che evidentemente e di per sé sole sono sintomatiche di uno stato di crisi, riferimento più evidente è quello di un patrimonio netto negativo, occorre, stando alla scelta prospettata dai commercialisti, che gli indici vengano utilizzati, misurati e quindi in qualche modo sforati contemporaneamente. Perché uno sforamento di uno solo o soltanto alcuni di essi non è, nella prospettiva, ripeto, dal mio punto di vista condivisibile di quel documento, un indice di ragionevole sussistenza dello stato di crisi, ma semmai, mi rifaccio diciamo anche qui alle categorie utilizzate stamattina da Stefano Ambrosini, un indizio della crisi. Detto della valutazione unitaria, qualche considerazione su tema che ho evocato ed è stato più volte evocato nella mattinata, cioè quello degli assetti organizzativi idonei, che evidentemente sono il presupposto per intercettare e per l'appunto valutare unitariamente la sussistenza di questi indici. Il tema sarà trattato, come dire, molto meglio di me nelle relazioni di questo pomeriggio, ma penso di poter senz'altro dire che l'affermazione sugli assetti organizzativi idonei porta con sé la necessità di predisporre fondamentalmente strumenti di controllo, strumenti di pianificazione e procedure. Ripeto, soprattutto nell'area della programmazione e del controllo. Sono di per sé presidi meno diffusi di quanto si pensi o di quanto dovrebbe essere, questo anche in considerazione della struttura del nostro sistema imprenditoriale e di conseguenza né semplici né rapidi da implementare, soprattutto per le piccole imprese. Questo è uno dei motivi per i quali, insieme al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, abbiamo evidenziato l'esigenza di una maggiore gradualità per le procedure di allerta rispetto al mondo della piccola impresa, fermo restando per il resto l'attuale impianto della riforma. Vorrei, a scanso di equivoci, spendere qualche considerazione in più su questo concetto e su questa richiesta di gradualità, che non è una richiesta di rinvio generalizzato, né sul piano oggettivo, per le ragioni che ho appena evidenziato, ma neppure direi sul piano soggettivo, nel senso che, secondo la proposta che abbiamo elaborato con il Consiglio nazionale, riguarderebbe l'aspetto della segnalazione all'OCRI, cioè l'esteriorizzazione della crisi, ma non riguarderebbe la dialettica e i doveri di imprenditori, sindaci e finanche dei creditori pubblici qualificati. D'altro canto, come dire, senza come entrare in aspetti polemici di alcun tipo, mi limito a ricordare che la direttiva europea evidenzia, a proposito dell'allerta, che essa consiste nella creazione di un sistema che consenta di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio in presenza di determinati indici rivelatori della crisi. Perdonate questa digressione, ma mi pareva utile, ripeto, a scanso di equivoci, qualificare e precisare in che senso la nostra richiesta di una maggiore gradualità. Qualche considerazione, mi avvio a concludere, anche qui su un tema più volte evocato, cioè quello degli OCRI. Voglio, o meno, tento di essere chiaro anche in questo caso. Siamo talmente convinti che avranno un ruolo determinante e centrale
da pensare che di fatto è sugli ocri che si gioca la partita del successo della riforma. Perché se è vero come è vero che il banco di prova di questa riforma saranno le procedure di allerta, è altrettanto vero che le procedure di allerta, nella nostra visione, cammineranno sulle gambe degli ocri, e dunque se non avranno successo gli ocri, non avrà successo l'allerta e non avrà successo la riforma. Credo anche di poter dire che se qualcuno pensa il contrario, cioè se qualcuno pensa che siano possibili altre soluzioni, che pure erano state dal nostro punto di vista sciaguratamente prospettate in una certa fase del dibattito, condanna le procedure di allerta a un fallimento sicuro. Il successo degli ocri però presuppone il formarsi di una cultura, di una pratica operativa e direi, perché no, anche se non soprattutto, di una credibilità nei confronti di tutti gli stakeholder interessati da questo tipo di istituto. E anche per questo occorre, a nostro giudizio, che gli ocri possano operare in una prima fase di applicazione su un numero, non dico contenuto, ma ragionevole di casi, cosa che evidentemente faciliterebbe il formarsi di una pratica operativa, di una cultura e di una credibilità, e da qui anche per l'appunto la richiesta di una maggiore gradualità nella prima fase di applicazione delle procedure di allerta. Concludo con qualche considerazione sull'altro tema, probabilmente in questa fase meno pregnante della personalizzazione degli indici, meno pregnante rispetto a quello della valutazione unitaria, perché è chiaro che nella prima fase di applicazione il tema della personalizzazione, che correttamente a mio giudizio Stefano Ambrosini stamattina ha qualificato rinviando al concetto della specificità dell'impresa richiamato all'articolo 14, nella prima fase di applicazione, dicevo, avrà una valenza più circoscritta rispetto a quello che è invece il tema e l'assunto della valutazione unitaria. Valenza evidentemente soprattutto focalizzata su quelle situazioni che, vuoi sul piano settoriale merceologico, vuoi sul piano delle peculiarità del business, non siano in qualche modo riconducibili allo schema generale cui sta lavorando il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che per forza di cose è evidentemente uno schema generale, sebbene poi declinato in funzione di alcune specificità settoriali. Tuttavia ritengo che il criterio della personalizzazione sia molto importante e vada in qualche modo preservato, soprattutto sul piano concettuale, perché dà l'idea che in questo campo non esiste un vestito valido e buono per tutte le misure, per tutte le taglie, e che occorre evitare evidentemente applicazioni meccanicistiche degli strumenti di valutazione probabilistica della crisi. E qui torno e quindi chiudo ribadendo da questo punto di vista la centralità del concetto della valutazione unitaria. Grazie. Grazie dottore, dopo aver sentito appunto la prospettiva di Confindustria, sentiamo sulle stesse tematiche la prospettiva del giurista in senso stretto. Sì, grazie all'organizzazione dell'invito che si rinnova. Le cose che dirò sono in parte divaricate da quelle che avevo in animo di dire, il che sostanzialmente fa premio sulla bontà degli interventi che mi hanno preceduto. Io credo che il legislatore si sia sforzato di delineare un sistema semplice certamente rivoluzionario rispetto a quello pregresso, e che in qualche misura disegna una prospettiva che in parte implica una lettura che ha a che fare con concetti molto fluidi, con ruoli e fisionomie dei ruoli che si discostano rispetto al passato, e quindi da questo punto di vista implicano uno sforzo di semplificazione di approccio. Certamente io quello che traggo dal codice della crisi è innanzitutto una saldatura tra il sistema del diritto, per così dire, degli involucri o dei veicoli, cioè il diritto societario classico, e il diritto di impresa, quindi di una realtà sostanzialmente dinamica,
che avviene sulla base di una presa d'atto, quello per cui il diritto commerciale tradizionale non risponde alle esigenze di salvaguardia dell'impresa se non si cimenta con quella che è una fisiologia dell'impresa stessa, cioè il fatto che l'alterazione dei fattori di equilibrio su cui si fonda la produzione del valore non sia una mera contingenza, ma sia un percorso che l'impresa prima o poi si trova in qualche modo ad attraversare. Questa saldatura nasce plasticamente, si scorge plasticamente dal punto di vista del diritto da una circostanza che, se badate bene, è abbastanza eclatante. La norma principale di rivoluzionamento del contesto normativo del diritto della crisi è collocata al di fuori del codice della crisi, nel senso che il secondo comma dell'articolo 2086, che viene sostanzialmente integrato da un nuovo comma che è decisivo dal punto di vista del cambio di prospettiva, perché sostanzialmente quelli che erano gli assetti organizzativi adeguati che conoscevamo ex articolo 2351 diventano centrali, cruciali, perché sono assetti organizzativi adeguati che devono essere funzionali e quindi sono adeguati in quanto funzionali a prevenire, intercettare la crisi d'impresa e a consentire all'impresa stessa di adottare per tempo, quindi tempestivamente, gli strumenti più adeguati a fronteggiarla. In questo contesto tenete conto che il mutamento di fisionomia dell'organo di controllo su cui investe il legislatore implica sostanzialmente l'assunzione di centralità di un ruolo che è quello di esercizio di un tertium genus di controllo, che è quello dell'adeguatezza degli assetti organizzativi. In questo contesto la valutazione unitaria degli indici, sulla quale mi chiamava in causa la Presidente De Simone, rappresenta sostanzialmente uno step di molto successivo rispetto ad una esigenza che non è tratteggiata nell'articolo 13, ma nella norma immediatamente successiva. È lì il senso dell'allerta. Il senso dell'allerta si coglie nella divaricazione concettuale che il legislatore, se non è schizofrenico, ha scientemente voluto fra un concetto di crisi che per la prima volta viene descritta all'articolo 2 ma come probabilità di insolvenza, quindi come prossimità ad una situazione di irrecuperabilità dell'impresa, e un ruolo degli organi di controllo che viene ancorato a qualcosa di diverso rispetto all'imminenza della crisi e che attiene perciò ad un monitoraggio costante sugli assetti organizzativi teso, ex articolo 14, a cogliere sostanzialmente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo nel senso delineato dal secondo comma dell'articolo 2086, a cogliere ogni equilibrio che attiene alla finanza dell'impresa stessa, a verificare il probabile andamento della gestione e cioè tutto ciò che attiene o che impatta sulla continuità aziendale e per ciò stesso aspetto che va rilevato dall'organo di controllo a prescindere da quella che è una disamina fondata su uno spicchio dell'impresa, uno spicchio documentale dell'impresa, cioè i bilanci che peraltro devono essere rappresentativi e fedeli per dare un metro reale sull'impresa. Da questo punto di vista la valutazione unitaria viene a valle di quello che è un serrato confronto che l'organo di controllo adesso viene deputato ad esercitare e che corre in parallelo alla gestione aziendale che si modifica su un aspetto rilevante. Tenete conto che la discrezionalità nella allocazione delle risorse stesse dell'azienda viene abbassata sul piano della soglia, nel senso che l'organo di controllo ha non solo il compito ma l'obbligo di verificare che l'assetto organizzativo sia adeguato e cioè che ci siano delle risorse, ci sia un organigramma, ci siano delle procedure snelle, ci siano dei sistemi di rilevazione tempestivi che valgano a dare un senso all'allerta e che quindi intercettino non tanto la crisi ma i fondati indizi, quindi qualcosa che sta
prima della crisi conclamata e che attiene probabilmente ai casi di declino dell'impresa e di vulnerabilità dell'impresa. Ora, basandoci sulle quelle che sono, mi pare di capire, delle bozze, io ritenevo fossero addirittura ufficiali, insomma, delle bozze, tenete conto, si disegna un albero di Natale con delle luci che si accendono. È ovvio che in un contesto nel quale l'organo di controllo deve rimodulare la propria fisionomia, quindi correre in parallelo all'organo di amministrazione che ha la governance degli assetti, intercettare ex articolo 14 ciò che sta prima della crisi, quindi nella fase di pre-crisi, è evidente che non può esservi nulla che attiene ad una segnalazione meccanica all'OCRI, perché il senso del sistema non è nel tratteggio di un salvacondotto che l'organo di controllo, segnalando all'OCRI, guadagna, ma nella necessità di interpretare la realtà dell'impresa e quindi da questo punto di vista di segnalare solo ciò che è riscontrabile al di là e al netto dei bilanci. Quindi è evidente che quei segnali o quegli indizi di crisi che vengono sostanzialmente delineati per gradi, è ovvio che il patrimonio netto negativo ha una incidenza pressoché risolutiva sulla condizione dell'impresa, che quindi da questo punto di vista implica una segnalazione pressoché automatica. Ma non la specificità dell'impresa postula che tutti gli altri indici, quando anche si accendono in simultanea, non determinano la necessità di una segnalazione, quanto piuttosto a monte la capacità da parte dell'organo di controllo di cogliere per tempo l'andamento dell'impresa su cui deve monitorare e quindi di adempiere a quello che è un altro obbligo descritto dalla legge, cioè quello di stimolare l'organo di controllo ad adottare indici personalizzati. Quindi il problema si sposta nella capacità dell'organo di controllo di adottare quando è necessario, quindi quando quegli indici descritti, descritti al secondo comma dell'articolo 13 non siano adeguati, di adottare per tempo, quindi di sospingere l'organo amministrativo ad adottare per tempo assetti che in qualche misura siano in grado di interpretare la specificità dell'impresa, una specificità che è data dalla sua dimensione settoriale, che è data dalla sua collocazione sul mercato, che è data dalla sua età. Da questo punto di vista il problema secondo me è di carattere operativo, nel senso che lo strumento che è stato prescelto dal legislatore probabilmente finisce per essere uno strumento spuntato intempestivo, perché l'impresa che è in qualche modo costretta a far attestare gli indici tailor-made, quindi quelli confezionati su misura sulla realtà dell'impresa con la nota integrativa a bilancio, probabilmente arriva successivamente, perché i bilanci dell'anno precedente sostanzialmente si confezionano approdano alla loro definizione fra giugno e luglio, con un semestre perlomeno di ritardo rispetto al momento in cui avrebbero dovuto sostanzialmente operare. È ovvio che, per riprendere la sollecitazione del Presidente, la crisi non può rilevare soltanto nella sua manifestazione finanziaria. Da questo punto di vista la crisi intercetta tutto ciò che è fatto saliente rispetto ai due profili che nell'articolo 13 vengono enucleati come indicatori della crisi, e cioè la continuità aziendale sostanzialmente e la sostenibilità del debito, quindi rilevano i dissidi interni alla proprietà, rilevano gli epiloghi delle eventuali controversie giudiziali, rileva tutto ciò che in quanto fatto saliente ha
la possibilità di ripercuotersi su quello che il legislatore intende salvaguardare, cioè la sostenibilità a breve scadenza del debito e la continuità aziendale. Il problema è un altro e si aggrava e attiene, per riprendere la metafora di Laura sui segnali della malattia, a quello che è un paradigma che rimane occulto e che attiene probabilmente non tanto alla responsabilità dell'organo di controllo che corre in parallelo rispetto alla genesi del dissesto, corre in parallelo agli organi amministrativi, ma attiene alla necessità che quella valutazione unitaria sia una valutazione non acritica, sia una valutazione non meccanica, sia una valutazione tesa a verificare la realtà dell'impresa e della contingenza dell'esercizio dell'impresa, e che non si traduca sostanzialmente in una segnalazione che non tenga conto di quelli che sono i costi, del dissesto, e cioè la tenuta che può essere precaria della confidenzialità dell'allerta, il fatto che la segnalazione all'OCRI può spesso determinare la chiusura di rapporti con i fornitori, può innescare reazioni da parte del mondo bancario, quindi può pregiudicare una condizione che a monte poteva non avere le sembianze della crisi. In questo caso qual è il paradigma della responsabilità? È immaginabile una responsabilità che attiene alla segnalazione all'OCRI da parte di un organo di controllo di falsi positivi? Senz'altro sì, quindi da questo punto di vista, nella ridefinizione del ruolo dell'organo di controllo, che avrà a che fare con concetti molto liquidi perché sostanzialmente basati su nozioni che in qualche modo hanno a che fare col pronostico, probabilmente occorrerà andare a riprendere norme che attengono al paradigma della responsabilità civile. Quindi da questo punto di vista richiameremo in causa gli obblighi di buona fede, quindi la necessità da parte dell'organo di controllo ex articolo 1375 di tenere in debita considerazione sostanzialmente la necessità da parte dell'impresa non di andare in allerta per aggravare la propria condizione di difficoltà economico-finanziaria, ma sostanzialmente di andarci quando occorre risolverla e quando quella difficoltà è una crisi fondata. Quindi da questo punto di vista un'alterazione realmente da comporre in quel contenitore neutro che è il procedimento dinanzi all'OCRI. Occorrerà andare probabilmente a ripescare l'articolo 1176 secondo comma, cioè una professionalità adeguata. Occorrerà andare probabilmente a assegnare un confine esterno con l'articolo 2236, perché ci troveremo fin da subito di fronte a quella che comunque vada sarà una sarabanda di indici da interpretare, di fronte ad un problema tecnico di particolare complessità che è in nuce, quindi nell'ambito di quello che è l'ordine delle cose. Quindi da questo punto di vista il sistema si delinea in una maniera che è abbastanza semplice, e se lo interpretiamo dando un senso a quello che è l'organo di controllo che verrà, quindi un organo di controllo che riprende una diversa fisionomia e che quindi in qualche misura dovrà cimentarsi con una diversa prospettiva, che è una prospettiva forward looking, che quindi guarda in avanti e difficilmente può ancorarsi a quello che è un approccio comunque in qualche misura retrospettivo, perché ancorato soltanto alla interpretazione dei bilanci. Benissimo, grazie. A questo punto ci sarebbe spazio per qualche minuto di dibattito. Ci sono domande dalla platea, ci sono i microfoni in fondo alla sala. Nessuna domanda.
Ne faccio io una al dottor Guyotto, tema di cui che non si è affrontato, quello della frequenza nella verifica degli indici. Qual è la frequenza che si ritiene utile e opportuna? Tema spinoso, nel senso che la maggior parte degli operatori immagino dia per scontato che gli indici debbano essere verificati perlomeno con cadenza annuale in occasione del bilancio d'esercizio. Il tema è che probabilmente la cadenza annuale non è sufficiente innanzitutto perché sappiamo bene che nell'articolo 13 viene dato un orizzonte temporale di riferimento, che è un orizzonte temporale di 6 mesi in cui verificare le prospettive di continuità aziendale e la sostenibilità del debito. Quindi mi verrebbe da dire almeno ogni 6 mesi. Ma forse non è sufficiente neanche ogni 6 mesi. Perché? Perché l'articolo 24, la lettera C, del primo comma, lettera C, quando si parla di misure premiali, l'imprenditore può accedere alle misure premiali quando si verifica alternativamente il superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3. Quindi per accedere alle misure premiali occorre dimostrare che negli ultimi 3 mesi non si sono superate gli indici previsti dall'articolo 2, comma 2 e 3 dell'articolo 13, e per dimostrare che non si sono superati probabilmente bisogna anche dimostrare di averli misurati. Quindi il tema di misurazione e di rilevazione degli indici è un tema assolutamente delicato. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nella bozza di documento che è in corso di predisposizione, promuove una rilevazione trimestrale. Personalmente io sono d'accordo, resta il fatto che per alcuni indici sarà complicato farlo. Non sarà complicato farlo per verificare la sussistenza del patrimonio netto, sarà molto complicato farlo per verificare il DSCR, perché già sarà difficile chiedere ad alcuni imprenditori di predisporre dei piani di tesoreria con cadenza annuale, ancora più complicato è con cadenza trimestrale. Probabilmente sarà necessario fare un piano di tesoreria rolling in modo da poterlo verificare durante tutto l'anno, e dato che alcuni indici, quelli di terzo livello, quelli che andranno consultati ogni qualvolta il DSCR non sia affidabile, è un panel di indici che ha grandezze patrimoniali ma anche grandezze economiche, e quindi sarà necessario verificare che cosa succede a livello di flussi economici nel frattempo. Penso che questa rilevazione, per quanto necessaria, non sarà semplicissima da ottenere, almeno nel panorama degli assetti organizzativi che in questo momento, almeno per mia personale esperienza, caratterizzano le imprese italiane. Benissimo, grazie. Una domanda allora adesso per il dottor Matonti. Le piccole e medie imprese sono quelle che, abbiamo detto, saranno le più coinvolte dalla crisi saranno più coinvolte dal sistema dell'allerta e che quindi sono le più preoccupate in questo momento per potersi dotare di assetti adeguati. Qual è la percezione che ha Confindustria di questo e che cosa si sta facendo? Ma allora, le confermo che il livello di preoccupazione è abbastanza elevato, il che non è detto sia un male, aggiungo, nel senso che da un lato denota un crescente livello di attenzione su queste misure, e su questo devo dire stiamo lavorando anche noi in termini di informazione e formazione, girando molto sui territori e cercando di far capire che siamo di fronte a una novità piuttosto significativa e che va quindi metabolizzata da tutti i punti di vista per tempo. E non è un male, anche perché evidentemente ci sono delle situazioni che oggettivamente meritano di essere attenzionate fin da subito e di essere considerate meritevoli di interventi, diciamo così, urgenti anche già nel breve periodo.
questo sia perché gli strascichi della crisi, della doppia recessione degli anni passati, non sono del tutto scomparsi, sia perché siamo di nuovo in una situazione di tensione economica che qualcuno non azzarda già a definire di nuova stagnazione. Certamente però questa preoccupazione merita anche di essere considerata in una prospettiva di prudenza, di equilibrio, e da qui la nostra richiesta, come dire, di avere un margine temporale sufficiente soprattutto per le piccole aziende, e ripeto, soltanto per le piccole aziende, perché è evidente che la vera sfida culturale e organizzativa di questa riforma è sugli strumenti tipici della pianificazione del controllo, su cui quel tessuto produttivo è purtroppo largamente impreparato. E poiché sono processi interni che non si improvvisano, al di là dell'aspetto dei costi, ma evidentemente occorrono delle stratificazioni di carattere organizzativo e prima ancora che organizzativo di carattere culturale, che richiedono del tempo per essere introiettate nella vita dell'azienda e poi per essere effettivamente praticate e quindi non rimanere soltanto sulla carta, questo profilo ci sembra determinante, perché altrimenti la stessa funzionalità dell'esercizio indici indicatori 13-14 codice della crisi rischia di essere una funzionalità molto limitata, se non addirittura, come dire, se non addirittura episodica e quasi casuale. Quindi da questo punto di vista credo sia importante fare una riflessione approfondita, perché, ripeto, il livello di preoccupazione è piuttosto diffuso e occorre anche preservarla questa riforma, anche dal punto di vista poi del consenso che c'è intorno alla stessa. Di questo sono particolarmente convinto, non da oggi. Benissimo, grazie. Ha chiesto la parola per un intervento la professoressa Maria Carla Giorgetti dell'Università di Bergamo. E ci sono microfoni in sala, perché salire sul palco è molto complicato. Eccolo qui. Rischioso più che altro. Certo. Grazie e buongiorno a tutti. Volevo portare in questo importante convegno e a valle delle riflessioni della mattina una considerazione che muove nella direzione che abbiamo sentito. Soprattutto il tema dell'allerta e prevenzione, il tema degli indici che abbiamo sentito declinare con tanta attenzione e con il giusto approfondimento, pone a mio parere anche sul lato più volto a chi come la sottoscritta opera nel ruolo di avvocato e quindi di relazio con gli imprenditori, il tema di come queste riflessioni, queste ricostruzioni vengono poi vissute dall'imprenditore, perché ritengo che sia proprio da noi che debba muovere quel cambio di approccio culturale che abbiamo appunto oggi ascoltato. La mia sensazione è che la ricostruzione di un indice che deve essere percepito dall'imprenditore come un indice di aiuto e non di un indice di controllo sia il percorso da seguire. La dottoressa De Simone, che io ringrazio, è giunta nel foro di Bergamo e tutto il foro e anche soprattutto gli imprenditori, insomma la comunità bergamasca, ha ben colto un atteggiamento nuovo che è quello di un confronto, e io stessa quindi qui voglio portare l'attenzione su questo. Il territorio, io dico bergamasco, ma il territorio dell'intera Lombardia si verte e si confronta sull'ambito delle piccole e medie imprese, più medie che piccole, però sono questi i nostri interlocutori. Allora io mi domando se proprio perché queste sono norme ancora
destinate a un ripensamento, se queste ricostruzioni non possano e non debbano anche essere volte proprio nella direzione che accennavo. Quindi io volevo porre questo tema di riflessione anche agli illustri relatori, se l'attenzione non debba essere anche portata a far percepire di più che l'imprenditore vede nell'indice di allerta, nell'indice di prevenzione, nel sistema tutto del controllo degli ocri, un motivo di qualificazione. Io credo che sia questo che sia lo sforzo che ancora ci manchi. E quindi sono a porre il tema che tutto il sistema del codice della crisi d'impresa, ma principalmente questo che è il più nuovo dell'allerta e prevenzione, non debba essere e non possa essere vissuto e quindi da noi proposto come un momento proprio di qualificazione e di selezione degli imprenditori, perché la mia esperienza, e qui parlo di avvocato, è questa, che nella contingenza e soprattutto in questo momento in cui l'imprenditoria italiana vive momenti di tensione, il controllo porta più alla, non porta all'aiuto, il controllo non è vissuto come un momento di aiuto per l'imprenditore, ma come un momento di sanzione. Ecco, è questo il profilo che io ritengo vada mutato, e quindi ho accolto con grande onore l'invito a prendere parte a questo convegno, e quindi volevo sollecitare la riflessione in questa direzione. Un'idea del codice della crisi e dell'insolvenza come un momento di aiuto dell'imprenditore. Giustamente si è abbandonato il profilo sanzionatorio, ma adesso il passo ancora da compiere è proprio questo, quello di evidenziare come questi siano strumenti di regolazione preventiva e di selezione degli imprenditori, perché così mi avvio al mio quesito finale. Ritengo che con un controllo anticipato, e questo è il quesito che vorrei porre, si possa migliorare anche il momento di efficienza e di buon andamento dell'impresa. Quindi questi controlli non devono essere vissuti ex post, ma ex ante al quadrato, mi sentirei di dire, come momenti in cui gli imprenditori si qualificano e operano nel migliore dei modi sul mercato. Chi vuole rispondere? Sì, il dottor Leuzzi. Benissimo. Ma mi pare che se una cosa sotto traccia si può cogliere nel fil rouge del codice della crisi è sostanzialmente quello per cui il legislatore si rende conto che l'effettività delle garanzie non è tanto nel patrimonio quanto nei controlli, se è vero com'è vero che ne introduce un tertium genus accanto ai controlli di regolarità e di merito. Quindi da questo punto di vista delinea un controllo che è un controllo di adeguatezza amministrativa e che si articola in un monitoraggio costante, che è delineato anche nell'articolo 14 che fa da pandan all'interno del codice della crisi al secondo comma dell'articolo 2086 sugli assetti organizzativi declinati in funzione della rilevazione della crisi e dell'insolvenza, quindi della salvaguardia della continuità aziendale. Sostanzialmente, condensando in un aggettivo, in un avverbio quello che è il senso del controllo, cioè nell'avverbio costantemente, l'organo di controllo valuta costantemente se quegli assetti sono adeguati ed assume, badate bene, non la segnalazione, ma con formula ellittica, quindi con formula riassuntiva e da questo punto di vista generica, le conseguenti iniziative che quindi da questo punto di vista, in mancanza di specificazioni, sono necessariamente da ravvisarsi in un controllo costante in un confronto costante serrato con l'organo amministrativo, cioè con chi è deputato a reggere la governance degli assetti organizzativi. Quindi da questo punto di vista il fatto che ci sia una valutazione costante a null'altro serve se non ad anticipare la soglia del controllo in un momento in cui può avere una efficacia a livello di aggressione
della crisi. Non è un caso che nell'articolo 14 non si parli di crisi, ma si parli sostanzialmente di squilibri, quindi di alterazioni che possono avere una evoluzione successiva. Altrimenti, badate bene, la partita l'avrebbe risolta il legislatore mutuando al secondo comma dell'articolo 13 in maniera secca, magari riveduto e corretto, lo Z-score di Altman. Si è reso conto che probabilmente ancorare ad un indice che è basato su un segmento ristretto, cioè annuale, ed è su sostanzialmente un panel che è solo finanziario contabile perché ancorato ai bilanci, non serve ad anticipare quello che è un controllo che parte da una valutazione costante come monitoraggio e che culmina semmai in quella che è una valutazione che il legislatore vuole articolata, unitaria, sintetica, al momento in cui si tratta di valutare gli indizi di cui al secondo comma dell'articolo 13, cioè quelli che a breve fornirà il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Benissimo, grazie. Direi che ci siamo meritati una pausa. Riprendiamo puntuali alle 14.30 nel pomeriggio. Parleremo ancora di assetti organizzativi, di adeguamento degli statuti societari e di organi di controllo, di allerta, e la sessione sarà presieduta dal presidente Mariano Sciacca, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Catania. Buon pranzo a tutti.